No, che vi hanno visto insieme nel precedente governo, da una parte quota 100, dall'altra reddito di cittadinanza. Conte ha detto che cambia. Conte ha detto una cosa che anche noi riteniamo essere giusta: il reddito di cittadinanza va ancora di più migliorato. È uno strumento fondamentale, uno strumento utile alle persone in difficoltà. Oggi aiuta oltre 2 milioni di famiglie. Io vi faccio notare una cosa: chi critica il reddito di cittadinanza tra politica e tra cittadini sono sempre quelli che il pane a tavola ce l'hanno sempre. Quindi io invece mi voglio occupare di quelli che il pane a tavola non ce l'hanno. Allora, il reddito aiuta queste persone. Ovviamente si può migliorare, tutto è migliorabile, ma non è che togliamo gli aiuti agli invalidi perché qualcuno è un falso invalido, giusto? Quindi lo stesso per il reddito: se c'è qualche distorsione da correggere, la correggeremo, lo miglioreremo ancora di più. Senta Di Stefano, su questo io sono d'accordo, nel senso che se ci sono anche solo una o cinque persone che grazie al reddito di cittadinanza hanno qualcosa in più, sono assolutamente d'accordo. Probabilmente la parte che non ha funzionato è quella che metteva insieme reddito e lavoro. Oggi la prima pagina del Sole 24 Ore è su questo, no? Intanto è sul reddito di cittadinanza, scrive il Sole. Scade per metà delle famiglie, una sorta di tagliando, 635.000 assegni al capolinea da ora a fine anno, un mese di stop e poi l'eventuale bis. Quindi si tratta anche di continuare a sostenere, immagino, no? Perché non si può aiutarle e poi lasciarle così senza nulla. È così? È evidente che il reddito di cittadinanza e deve essere una misura attiva, di conseguenza deve aiutare a sostenerti e trovare lavoro. Noi vogliamo migliorare la seconda parte, quella del trovare lavoro, che per noi è fondamentale. Nessuno vuole regalare soldi, supposto che, ripeto, tutti parlano di carità cristiana e anche aiutare a fondo perduto chi i soldi non ce l'ha per mettere il pane a tavola è un principio etico e giusto. Detto ciò, vogliamo migliorare il circolo completo e far arrivare anche ad avere un lavoro, e su questo si sta lavorando. Senta, che fine hanno fatto? Ma è una misura complessa, certamente non ci basta un anno. Che fine hanno fatto i Navigator? A quanto pare nessuno li ha visti. I Navigator sono stati formati, esistono e lavorano. Il punto è chiaramente che siamo in una situazione in cui negli ultimi 6 mesi il lavoro è venuto a mancare persino per chi ce l'aveva. Quindi io vorrei ben vedere il ruolo dei Navigator in questo momento. Siamo tutti quanti stati travolti da un'ondata che ha creato una disoccupazione media nel mondo 3, 4, 5 volte sopra la normalità, e quindi è chiaro che i percettori di reddito in questo momento, fortuna che l'avevano, nel senso che hanno avuto un backup per sopravvivere in questo momento. Non mi occuperei onestamente dei Navigator, perché non c'era lavoro neanche per chi l'aveva già prima, figuriamoci chi doveva cercarlo. Donzelli. Ma da lì si riparte, cioè, i Navigator sono un tassello fondamentale. Da lì si riparte, Donzelli.